grandi tour d'estate. Con noi abbiamo la nostra agente di viaggi, Antonella Pacetti, della Pepita Viaggi. Allora, detto questo, siamo qui a proporre due viaggi importanti e quindi ti lascio subito la parola. Allora, per il periodo estivo proponiamo, fra le varie cose che abbiamo, diciamo due viaggi, due bei viaggi. Uno, ecco, si vede, si parte subito alla grande, diciamo, perché facciamo un grand tour dell'ovest degli Stati Uniti, che è un po' il sogno di tutti, diciamo, no? Di tante persone. Questo io ancora viaggio devo farlo. Guarda. Comunque tante persone sono affascinate da questa zona, diciamo, degli Stati Uniti, perché comunque abbraccia varie caratteristiche, dall'aspetto naturalistico dei grandi parchi alle grandi città. Infatti il tour parte da, si parte con il volo dall'Italia, ovviamente, si va su Los Angeles, quindi stiamo tre notti a Los Angeles e da lì poi facciamo le varie visite, da appunto, oltre che la città, Santa Monica, insomma un po' anche dintorni. Sì. E dopo, ecco, da lì parte il nostro tour in Pullman, lì avremo la nostra guida che troviamo appunto, che ci aspetta quando arriviamo, e da lì partiamo per il tour dei parchi. E come prima tappa, diciamo, non si arriva direttamente nel Grand Canyon con il Pullman perché sono più di 1000 chilometri, ecco. Quindi si fa comunque una tappa intermedia, quindi faremo Grand Canyon come prima visita, diciamo, dei parchi. Guardate per, che ecco, bellissimo. Questo è il Grand Canyon, appunto, che diciamo tutti l'abbiamo visto, immaginato nei film, nei film forse ci immaginiamo il parco che viene dopo, che è proprio, che è la Monument Valley, che Certo. La Monument Valley considera che è stata set di tanti film western americani, quindi accidenti. La terra dei Navajo, e quindi questa qua forse è quella che rispecchia maggiormente, diciamo, l'immagine che abbiamo in testa dei parchi. Sì, no, incredibile. Guarda, io la prima volta che ci sono arrivata qua. Ti senti piccolo piccolo? No, più che altro dici, ma ripensi veramente ai film. Sì, dici, sì, sì. Poi ecco, un'altra cosa straordinaria che abbiamo messo in questo tour qua è l'Antelope Canyon, che forse, guarda, è uno dei parchi più fotografati di questa parte degli Stati Uniti. C'ha queste fessure, questi canyon. Molti che film, sono, come tu dici, abbiamo visto. Quando... Vedi le rocce modellate dal vento, sì, dall'acqua, quindi facciamo l'Antelope. Poi dopo proseguiamo verso altri parchi, che sono il Bryce Canyon, che è questo qua, ecco, appunto, si vedono le formazioni stalagmite. Mm-hmm. E da qui poi facciamo ancora lo Zion per arrivare poi a Las Vegas. Quindi diciamo si parte da una meta molto ambita e sì, si fa Los Angeles, Los Angeles poi si arriva poi a Las Vegas. E Las Vegas, che volevo dire. Voglio dire. Las Vegas secondo me una volta, parecchie persone dicono no, non, magari non mi interessa, no, mi per piace. Una volta nella una volta vita. Va vista, esatto. Cioè, sono riusciti a identificarla, esatto, con tante nel luoghi deserto, del mondo. Quindi la capitale del gioco d'azzardo. Da qui, ecco, si fa poi sempre con il Pullman la Death Valley, quindi la Valle della Morte, si passa per arrivare poi al, come si vede qui si cambia un po' proprio lo scenario perché siamo nello Yosemite Park. Mm. Quindi dalla Death Valley si va verso lo Yosemite Park per arrivare alla nostra meta, diciamo, finale del viaggio, che è San Francisco, quindi faremo, esatto, questo qui, il Golden Gate, e diciamo che il nostro viaggio comincia da Los Angeles e finisce poi a San Francisco. Quindi dall'11 al 24 questo di agosto. Dall'11 al 24 la di peculiarità agosto. Vostra, insomma, è quella di partire dalla nostra città di Arezzo, giusto? Sì. Sì, sì, no, noi si parte, ecco, tutti i nostri viaggi sono accompagnati da noi, quindi si parte con il Pullman per arrivare all'aeroporto, che è sempre una comodità, e da lì poi appunto però i nostri accompagnatori seguono il tour per tutto il viaggio. No, l'importante è quello, che non sì, è uno sì, che sì, si trova sì. all'aeroporto. Anche ma se parte... uno è da solo, per dire, no? Perché ecco. Parecchie persone si avvicinano che sono da sole. Perché... Dice, sono da solo, vorrei fare questo viaggio, esatto, però voi siete perché... sempre presenti dalla partenza all'arrivo. Anche la possibilità, considera anche per chi è da solo, l'abbinamento in camera singola, per dire che non è da poco, perché in viaggi del genere, tipo Stati Uniti, un supplemento singolo è molto costoso. Mm-hmm. E si dà la possibilità di abbinarsi. Ok, quindi. Passiamo all'altro viaggio, dal 4 all'11 di agosto, sì. Che però qui andiamo dalla parte opposta, andiamo in Russia, proprio babam,
L'altro rovescio della medaglia. Infatti, no? Ho scelto proprio questi due viaggi. Dall'altra parte della medaglia. Dall'altra parte, e quindi uno dei nostri classici, perché questo qui diciamo è un classico che facciamo tutti gli anni, facciamo più partenze. Per voi è un classico, perché non c'è mai stato, non è un per classico. Per noi è un classico perché lo facciamo più volte l'anno, anche perché è una meta che va molto. Uh-huh. E questo qui è la Russia, appunto, che si fa dal 4 all'11 di agosto come prima data. Poi probabilmente metteremo anche un'altra data, perché questa è già abbastanza completa. Uh-huh. Comunque si parte dal 4 all'11 di agosto, si parte da Mosca in questo caso, quindi con il volo si arriva su Mosca e facciamo la visita della capitale, ovviamente, con tutte le cose che ci sono da vedere, dal Cremlino alla metropolitana, per dirti, perché la metropolitana di Mosca la inseriamo nelle visite perché è bellissima, veramente. Si fanno un po' di tappe, diciamo, di fermate nella metropolitana. E poi dopo, ecco, da Mosca facciamo in questo viaggio qui anche l'Anello d'Oro, che praticamente sono le città che sono a nord-est di Mosca. E diciamo che l'Anello d'Oro perché? Perché è la culla un po' della civiltà russa, quindi c'è tanta ricchezza dal punto di vista architettonico, e quindi di chiese, c'è tante cose da vedere. Queste loro costruzioni architettoniche molto caratterizzanti della Russia, squalificanti, non c'è nulla da fare. Sì. Ecco. Quindi si fanno due giorni, diciamo, che sono due giornate intere intorno a Mosca, che appunto della denominazione Anello d'Oro di questa zona, e poi ritorniamo a Mosca e da lì poi con il treno raggiungiamo San Pietroburgo. Che anche il treno, adesso ci sono dei treni modernissimi. Il viaggio in treno come in Pullman è meraviglioso. Sì. Dai, cioè, io sono stata la prima volta, tantissimi anni fa, i treni erano un po' così, adesso c'hanno dei treni molto moderni, molto veloci. Ecco, e a San Pietroburgo praticamente, città meravigliosa sicuramente, facciamo oltre la visita, oltre che la visita, diciamo, della città, facciamo anche i palazzi. Abbiamo visto Pedro Vorets nella residenza di Pietro il Grande, che si trova appunto sul canale di Finlandia. No, guarda, una bellezza incredibile, se uno non l'ha vista queste cose, prima o poi è un viaggio da fare. Grande e poi dopo l'Ermitage, chiaramente l'Ermitage con e poi viviamo anche la città, non è che viviamo solo i musei, perché sennò dici... Sempre accompagnati, tranquilli, perché uno quando vuole andare in viaggio in questi luoghi vuole stare tranquillo, e quindi voi date anche questa serenità di presenza, di tutto. Noi si prepara bene il viaggio, si cerca di lavorare sempre al meglio per dare la serenità ai nostri clienti. Assolutamente, e sì. Ci impegniamo in questo. Vediamo. Allora, questi due grandi viaggi che la Pepita Viaggi propone, io ringrazio la nostra agente di viaggi Antonella Pacetti, appunto, per averci proposto sia la parte dell'America, una parte dell'America interessantissima, ma anche Mosca.